La seconda giornata da tenere particolarmente d'occhio nella terza settimana sarà quella di giovedì 29 maggio, poiché si arriverà a quota 1760 metri in cima al rifugio Panarotta in Valsugana. Prima di questo GPM di prima categoria di 16 km, i corridori dovranno affrontare anche il passo San Pellegrino al chilometro 55 e il passo del Redebus al chilometro 123, quindi in 171 km complessivi saranno previste tre salite vere, le quali daranno una nuova scossa alla generale, anche perché due di queste tre salite saranno molto lunghe ed asfissianti. Ovviamente la tappa che partirà da Belluno si snoderà per i primi 55 km nell'omonima provincia, prima di scollinare in Trentino e nella provincia di Trento. Tutta la frazione si svilupperà in terre dalla natura straordinaria, tanto che questi sono luoghi tipici per escursioni in mountain bike o per settimane bianche. Sulla salita finale che ci porterà al rifugio Panarotta, che sorge a due passi da Levico Terme, la Corsa Rosa è arrivata già altre tre volte, nel 1957, nel 1958 e nel 1966, quando vinsero rispettivamente Charlie Gaul, Miguel Boblet e Gianni Motta, ossia tre grandi del nostro sport.